Mi chiamo Massimo Beltrami, ci troviamo in località Contrapò, provincia di Ferrara. Siamo in un ceraseto messo a dimora nel 2017. Questo è un ceraseto ad alta densità, parliamo di 6.600 piante ad ettaro. Abbiamo pensato di installare le reti a rigoni protetta per ovviare ai problemi più frequenti che si verificano nella coltivazione del ciliegio. I vantaggi della rete a rigoni protetta sono molteplici. Naturalmente l'installazione di queste reti ha portato notevoli vantaggi perché non abbiamo più il problema di dover utilizzare agrofarmaci per la difesa degli insetti dall'anti-cracking. Infatti la parte superiore della rete è costituita da una tessitura talmente fine che non permette all'acqua di entrare in contatto con i frutti. La parte inferiore invece ha duplice funzione. La prima funzione è quella anti-insetto, quindi non permette agli insetti di danneggiare i frutti, e anche una funzione anti-uccello, in modo tale che gli uccelli che si cibano molto volentieri delle ciliegie abbiano l'impossibilità di potervi accedere. Sono Francesco Reyes, ricercatore all'Università di Modena e Reggio Emilia. In collaborazione con l'Università di Bologna e con l'azienda Arrigoni stiamo eseguendo uno studio per valutare quale sarà l'effetto di diverse reti prodotte da Arrigoni, reti di protezione delle colture, quale sarà l'effetto sul microclima che sta sotto la rete e quale sarà a cascata l'effetto di questo microclima sulla qualità del frutto e la spaccatura nella ciliegia, che è uno dei problemi principali legati alla commercializzazione del frutto stesso. Le tre reti che stiamo esaminando sono la rete Protecta, Protecta Ultra e Protecta Grey, che si distinguono tra loro per il fatto che hanno diversi gradi di ombreggiamento e quindi che impattano il microclima sotto rete in maniera differente. Dopo aver effettuato la raccolta andiamo a valutare quelli che sono i diversi parametri, come il calibro, il peso o comunque la durezza del frutto, ma anche i gradi Brix, per andare a valutare dopo analisi statistica quella che è l'incidenza delle reti, delle protezioni sulla qualità del frutto.